Francesca Di Gioia, storica dell'arte e scrittrice, come nasce l'idea di questo libro? In realtà questo libro è una raccolta di racconti che sono stati pubblicati nel corso del tempo su un blog del Matteo di Foggia, la versione online, che è già esistente da svariati anni, che si chiama Mefete e Sibille, e che raccoglie un po' il filone dedicato a quelli che io ho ribattezzato le fantasmesse, cioè storia di anime intrappolate in antichi manieri che hanno lasciato dei segni energetici della loro presenza e dei loro vissuti e che in un certo qual modo o a tratti si manifestano a chi decidono di farlo. Cosa significa per uno storico dell'arte ritrovarsi ad essere autore e quindi artista di qualcosa? Non lo so se, cioè, oggi come oggi non saprei dare benissimo una definizione di artista, quindi sono molto in difficoltà. Detto questo, la difficoltà è trasversale, nel senso che definirsi artista in un'arte letteraria, in un'arte visiva, già oggi come oggi è un discrimine, ad ogni modo comunque rappresenta una categoria e sinceramente non mi sono mai voluta troppo categorizzare. Sta di fatto che preferi dire che sono una giornalista, probabilmente anche il mio approccio storico-artistico contamina questa qualità, diciamo, narrativa, così come la qualità narrativa investe appunto poi invece di docente, arricchisce l'esperienza all'Accademia di Belle Arti dove io appunto insegno e lavoro.